Carlo, Atletica Malignani, Cuspro Patria, Atletica Lugo, Atletica Brescia e Fratellanza Modena. Nella seconda serie vedremo poi Atletica Bergamo, Bracco Atletica, Cus Parma, Studentesca Rieti, Atletica Vicentina e Cus Trieste. E gustiamoci gli atti finali di questa due giorni dei campionati italiani di società finale A, allievi, allieve, su questa bellissima e rinnovata pista di Bergamo. Questa prima serie all'esterno, guarda sul cambio Fratellanza Modena che è la prima a cambiare, mentre all'interno c'è Atletica Udinese Malignani, poi via di tutte le altre. Zona cambio ora per Cus con Patria Milano. Attenzione alla finale dell'alto. È l'unico atleta rimasto in gara. Seguire cambia ora Atletica Lugo e zona cambio tra un istante per Cus Pro Patria Milano. Ovviamente l'invito è quello di stare tutti qui a gustarsi questo finale delle 4x4 e poi la festa con tutte le squadre protagonisti di questa due giornate di bella atletica. E bella atletica, lo ricordiamo, sarà anche a Cles il 31 7, 8, 9 ottobre con i campionati italiani cadetti. E poi zona cambio per Malignani, zona cambio per Atletica Brescia e per Atletica Lugo e tra poco sarà anche il cambio per Cus Pro Patria Milano. Evelina Microfan che dà il cambio ad Alessia Ferré, Cus Pro Patria. Si lotta alle sue spalle, seconda posizione per Atletica Malignani, terza posizione per Atletica Lugo, quarta posizione per Atletica Brescia 1950.